Il sindaco Masci aveva da poco preannunciato l'eliminazione dei tirei dai semafori, un annuncio che però viene additato da alcuni esponenti politici e comitati come propaganda elettorale e retromarcia. Una retromarcia dovuta al timore del risultato delle prossime elezioni comunali, dice Piero Giampietro, consigliere comunale del PD, il quale precisa che il comune continua invece a inviare le contravvenzioni agli utenti e chiede l'annullamento delle multe. Non solo la promessa di togliere una corsia degli autobus lato Monte lungo Viale Marconi per permettere nuovi parcheggi, anche di questo non si sa nulla, afferma Lucio Marinelli del comitato Salviamo Viale Marconi. Giampietro intanto indica la convocazione della commissione ad hoc per lunedì sui tirei, alla quale è stato invitato anche Masci. Marinelli ironizza: si è costituito anche un comitato tired, un sindaco che è capace di far nascere comitati come funghi. Intanto Piero Giampietro. Capiamo che il centrodestra è disperato perché ha perso le elezioni qui a Pescara con le regionali, capiamo che tutti gli esponenti della Giunta Masci sono stati bocciati dalle elezioni. Poi c'è anche un limite alla decenza. A 90 giorni dal voto, annunciare di rimuovere Tired dopo aver inondato la città di migliaia e migliaia di sanzioni, anzi decine di migliaia, è davvero ridicolo, anche perché il sindaco nel frattempo continua a inondare la città di sanzioni e di ricorsi contro cittadini che si appellano contro le sanzioni. Allora il sindaco, se davvero ha elementi nuovi per dire che i Tired, che ha installato non agli incroci più pericolosi, ma in quelli più redditizi, oggi questa vicenda può concludersi, a questo punto devo dire perché continua a mandare ricorsi contro cittadini che si appellano contro le sanzioni e perché non annulla le sanzioni. Se c'è un fatto nuovo che dice che i semafori e questi incroci sarebbero più sicuri, a questo punto può anche annullare le sanzioni. Giampietro ripropone poi una richiesta che va avanti da tempo. Abbiamo chiesto a gran voce il contasecondi che potrebbe prevenire molte sanzioni e anche rendere più sicuri gli incroci, perché se sappiamo quanto dura il giallo, chiaramente è più semplice per chi guida un'auto o un autobus capire quanto tempo ha a disposizione. La Giunta si è sempre rifiutata, pur di fare cassa, di mettere il contasecondi. Bene, in assenza di tutto ciò, crediamo che il sindaco debba fare chiarezza e non dimostrarsi ancora una volta così disperato. Altra questione Viale Marconi e le possibili modifiche. Viale Marconi attualmente è per le attività commerciali un disastro. L'impossibilità per i cittadini di trovare un parcheggio e quindi usufruire dei negozi equivale a far chiudere i negozi. Effettivamente adesso questa campagna elettorale ci sta un pochettino aiutando a allentare un po' la pressione, perché c'è intenzione dell'amministrazione comunale di fare una retromarcia, cioè di ripristinare alcuni parcheggi, però sta arrivando, la promessa è arrivata già un mese fa, la soluzione no. E c'è anche un altro comitato che si è costituito ad hoc proprio per quanto riguarda i Tired. A livello nazionale forse è l'unico sindaco che ha collezionato così tanti comitati, tra cui quello anti-Tired.